Ragazze e ragazzi, ben ritrovati a un nuovo episodio di Persona 5 Royale. Allora, siamo qui nella stanza che ormai abbiamo già visto un bel po' di volte. Mancano 11 giorni all'azione legale di Madarame e abbiamo una questione di piedi da risolvere. Parliamo con i nostri ragazzi. Mi chiedo quanto manchi ancora per arrivare al tesoro. Meglio non strafare, Joker. Ma dai, per ora siamo messi abbastanza bene, possiamo permetterci di strafare. Ehi, questo sistema di sicurezza non ci ha fermati. No, e nemmeno il prossimo. Molti allievi sono cadute vittime di questa farsa, ma sarò io a porvi fine. No, volevo parlare con Panther, veramente. Ma con lei non possiamo parlare? Che stranezza. Vabbè, dai. È ora di andare. Ok. Sempre bellissimo questo passaggio. Comunque, la stanza, se no, qua c'è di nuovo l'ombra forte. Vabbè, dai, evitiamo. Niente. Ho visto che mi stava per beccare, quindi. Tanto ormai la conosciamo. Oh, stavolta non gli facciamo l'assalto, eh. È stato pazzesco. Cioè, non gli facciamo, scusate, non gli facciamo il parla, gli facciamo l'assalto. Abbiamo qualcosa per debuffarlo? Diminuisce l'attacco di un nemico per 3 turni. Sì, questa è sempre la mossa migliore da fare. Gran fendente non gli fa niente. Buffo potrebbe fargli male. Aumenta precisione e delusione. Ma andiamo così. Sì, in realtà questi nemici sono forti non tanto per il numero di HP che hanno, ma per il fatto che... Sopla. Più che altro per il fatto che non subiscono attacchi fisici, quindi ti costringono ad utilizzare punti persona. Perfetto. Temo che lo ammazzeremo. Non so se riusciremo a chiacchierarci. Infatti, a questo punto, morto. Niente male, Fox. Ehi, Foxy Lady. Ok. Perfetto, e anche loro sono saliti a livello 17. Ah, quanto mi piace iniziare un episodio con un bel level up. Scusate, avevamo esplorato di là, sì. Che noia. Col fatto che siamo andati a riposare, dobbiamo rifarci tutta questa strada. Lui è debole al fuoco. Ah, di lui non conosciamo i punti deboli invece. Ma certo, mate. Mazza. Ok, uno è fuori dai giochi. L'altro blocca il fuoco. Allora proviamo un gran pendente. Critico, ottimo. Tu credo che potresti entrare nella nostra banda, fantasma di cane. Cosa vuoi fare con me? Io ho perso perché io ho debole. Donami il tuo potere. Prendi donare a te il mio potere, io deve capire te. Sembra spaventato a morte. Non crede che tu sei di queste parti. Tu umano? Perché venire fin qui? Cosa cerchi? È timido, eh? Cosa cerchi? Per una caccia al tesoro. Oh, sei in avventura, non male. Fin dai tempi antichi, umani hanno temuto e rispettato spiriti e divinità. Allora perché noi eravamo in questa situazione, eh? Perché io alla tua mercé? Tempi sono cambiati, gli umani sono potenti, è un argomento difficile. Certo, creature da due piani di esistenza che parlano. Io capisco te un po' meglio, per ora io spero che tu contento così. Io avverto te, Lord Madarame, più forte di quanto credi, però ci ha droppato un oggetto, ma non... non si è unito a noi, vabbè, pazienza. Ok.
see a shadow. Be careful. Be careful. Ma che cacchio, qua sono proprio scivolato male. Ah, vabbè. I'll reveal your true form. La seconda volta che becco quei laseroni. Allora, ma facciamolo. E ovviamente bloccava il ghiaccio. Che scemo non averci pensato prima. Staffetta. Ok. Vai. Ottimo. Jack Frost parla. Ti prego, mi arrendo, abbi pietà. Dammi dei soldi. Mi ha già detto addio, credo saremmo rimasti insieme per sempre. Non possiamo tornare insieme, va bene, d'accordo. Mi sento davvero a mio agio. Questa storia sta diventando seccante. Gli umani vogliono sempre un autografo, un selfie. Tu cosa vuoi? Ma in realtà l'abbiamo già preso lui. E allora dammi la carta di credito, che ti devo dire? Prendere soldi che non si posseggono è responsabile. Non abbastanza l'orribile trattamento che mi riservi. Un oltraggio, come fai a trattare così male un essere tanto adorabile? Chiedo scusa. Tutto quello che volevo sentire, sono umano comprensivo, ci sai fare con le parole. I grandi menti la pensano allo stesso modo. Ma noi abbiamo già Jack Frost. Vabbè, ci potenzierà la nostra maschera. Non ho capito perché non ci ha dato i soldi. Ah no, che idiota! Scusate. Non abbiamo più Jack Frost perché l'abbiamo dato alle guardie gemelline di Igor. Abbiate pazienza. Me l'ho dimenticato questo. Ero convinto di averlo comunque conservato. Ok, ok. Ok, prendiamo la password che abbiamo trovato. Password accettata. Disattivazione protocolli di sicurezza. Perfetto. Ok. Wow, si è aperto praticamente tutto. Ora potremo raggiungere molti altri posti. Forza, in marcia. Ok. Quindi forse dovremmo tornare a fare dell'altra esplorazione. Anzi, senz'altro. Qua per esempio abbiamo i tesori. Qua era chiuso prima? No. Niente. Ok. Ma buffo. Game over. Ok, level up, livello 18. Vedete che comunque si livella, in questo gioco, perfetto. Ok. Perfetto, perfetto. È chiuso? Ma abbiamo i grimaldelli. No es problemos. Catena di perline. Ok. Fiala delle vertigini. Perfetto. Esamina il dipinto gigante. Che dipinto enorme. Già, anche la tela è strana. È come se ci si potesse passare attraverso. Cosa? Che succede? La mia mano è davvero entrata nel quadro. Quindi possiamo entrarci? Beh, non vedo altre strade da percorrere. Proviamo. No! Non adesso, non adesso. Questo probabilmente è l'andare avanti. Eppure. Eppure si deve poter salire in qualche modo. A meno che non si sbuchi dall'altra parte. Come osate violare il mio placido giardino di bambù con quei piedi sudici? Non ve ne andrete vivi. Che cavolo era? Probabile che siano i pensieri di Madarame. Non è il caso di farsi prendere dal panico. Madarame.
Oh, ma che figata! Bellissima questa sequenza. Oh, siamo in un altro dipinto. Quindi questo spazio non è un solo dipinto, ma una moltitudine. Vuol dire che sono tutti collegati. E in che modo? Per scoprirlo dovremo continuare a camminare. Joker, con le tue capacità non riesci a vedere i collegamenti? Certo. Ok, usciamo di qua. Osa chiamarci ladri che insudiciano il suo cuore. Chi ha infangato la natura stessa dell'arte non ha il diritto di accusarci così. Fatevi prendere dalle emozioni più tardi, dobbiamo muoverci. Veramente molto molto bella questa sequenza. Allora, possiamo strisciare di lì. E ok. Mi sa che ci tocca. Non guardarmi il sedere. Che razza di scemo. Allora, forse qua c'è un'altra sala di controllo. Un'ansia di perdermi delle cose. Ok, una safe room lì ci fa senz'altro piacere. Però, mannaggia. Oh no, attacco prioritario. Brutta cosa. Sono deboli però. Manco troppo. Si stanno pure baffando. Garu? Il caro vecchio Garu? Ok. So perché immaginavo che funzionasse. Ok, cambiamo persona. Mokoi. Parliamoci. Donami il tuo potere. Deve capirci, eh. Ok, ok. Mi dispiace. Vinci con forza brutta, ma non sei ragionevole come bestia. Sei tu umano, umano è come. A umani non basta catturare bestie, umani usano noi anche per altre ragioni. Se tu cattura me, dimmi cosa sarà. Niente. Usarti per decorare la sala, vantarmi della tua cattura. Niente. Oh no. Oh, tu no, feccia che profana cadavere. Io non puoi dire con certezza, ma umano non mi sembra riconosciuto. Io ricordo ora. Ok, vive nel mare delle anime umane. Il mio nome è Inmagami. Perfetto, ci sarà posto? Infatti. Allora, a questo punto Obarillon lo facciamo saltare. Ok. Ok. Bene, entriamo nella safe room, anche se in realtà entrando nella safe room questo nemico respawnerà. Una nuova safe room. Puoi viaggiare velocemente verso la sala del tesoro? Questo sarà un ottimo luogo dove riprendere l'infiltrazione. Quindi siamo già alla sala del tesoro. Fatemi un attimo capire. Tanto che salvo. Qua. Ok. Ah, attenzione ragazzi. Potremmo essere vicini alla fine del palazzo. Anche se in realtà Morgana l'altra volta ci ha detto che eravamo a metà più o meno. Quindi mi sembra strano, perché non abbiamo esplorato poi così tanto. Comunque, il nemico non è respawnato, ok, temevo. Perfetto. Abbiamo aperto uno shortcut, direi. E tra l'altro, ombra in vista, sì. Queste sono tutte zone in cui siamo già stati. Colpisce, sapete cosa? Il fatto che ci siano, vedete, lassù dei punti esclamativi, ma perché ci si poteva arrivare saltando fuori dal quadro. Ok. Ok, ok. Allora proseguiamo. Come siamo messi? Dobbiamo essere messi meglio. Ok. Oh, altri quadri giganti come quelli che abbiamo già visto. Questi hanno qualcosa di strano, però.
Guardate, ci sono anche due cornici senza alcun dipinto. Perché non li controlliamo meglio? Ha assolutamente senso. Ok, qua non c'è niente. Questa porta è chiusa. A quanto pare non vuole aprirsi. Pazienza. So be it. So be it. Opla. Non sarà come l'altra volta? Con il passaggio segreto all'interno e tutto il resto? Questi sembrano del tutto differenti. Guardate, ci sono anche due cornici senza alcun dipinto. È strano, ma non abbiamo scelta. Andiamo, Joker. Sì, potremmo saltare nel dipinto allo stesso tempo, però... Ok, no, non possiamo fare altro. No, in realtà potremmo anche saltare giù. Vabbè, seguiamo il gioco. Tra l'altro, il livello di allerta non è certo basso in quest'area. Ahimè, questo mondo è un deserto pullulante di profani che non comprendono la vera bellezza. Il lento declino delle mie capacità è inevitabile, circondato come sono da tanta mediocrità. Ah, la colpa del suo declino sarebbe del mondo? Quel bastardo non ha mai avuto alcun vero talento. Ok. Bellissima questa sequenza comunque. Gli dei, seppure dormienti, vengono venerati costantemente. La gente si raduna alle porte dei loro santuari, offre loro doni e torna a casa soddisfatta. Anche l'arte è così. Alla fine è pura questione di immaginazione. Eh? Anche se fosse vero, non è il diritto di mentire alla gente. Wow. Ma questo cammello, siamo tornati al primo? Quindi non sono collegati come sembra. Dobbiamo provare fino a trovare la strada giusta. Allora, scusate, eh? Forse qua. Ok. Non è il duro lavoro a ricoprire di verdi fogli un arbusto. Di questi tempi, troppi giovani non comprendono il vero valore della gioventù. Sciocchi. È davvero sbagliato che un esperto come me metta a frutto quella gioventù prima che svanisca? Cosa? Praticamente sta dicendo che è geloso dei giovani di talento. Guardate me, sono stato trasformato in gatto ma combatto ancora. L'età non è una buona scusa. Sei molto saggia, Morgana. Allora, andiamo di qua. Vediamo. No! Come? Quindi era la strada sbagliata, ancora? Scusate, qua non mi sembra ci fossero molte altre strade. No? Ok. Forse dobbiamo fare qualcos'altro. Proviamo a scendere giù. Questo? Non è... Allora... Oh, mi sono perso qualcosa. Pergamena appesa. O forse... Ah no, c'è poco da fare, ragazzi. Di qua non si può salire. Solo di qua. Allora, qua è presto detto, si può solo andare da questa parte. E qua, per forza di qua. A meno che, scusate. No, infatti. Azione, salta fuori dal dipinto. Ok. Ah, perfetto. A questo punto, guardate, un altro dipinto. Quindi attraversando un passaggio segreto se ne apre un altro. Che trucco elaborato. È probabile che ci sia un nuovo percorso attraverso i dipinti. Dobbiamo indagare, Joker. Sì, penso di sapere anche dov'è. Qua. Qua. E qua, scommetto. No. Aspettate però. Qua? Ok, saliamo su. Ottimo. Le navi potrebbero solcare l'oceano se l'equipaggio si preoccupasse continuamente della fauna marina.
Arte, vita, acqua, sono tutte identiche. È colui che raggiunge la cima a trionfare. Usa un sacco di belle parole, ma in pratica sta dicendo che le persone sono degli scalini. È proprio come quello che ha fatto a quei ragazzi, li ha schiacciati per la sua arte, schifoso. Ma è una piovra ed è piuttosto grande, credi che sia sicuro avvicinarsi? Dovrebbe essere sicuro? È solo un quadro dopo tutto, sono certo che andrà tutto bene. E invece, boss fight. No! È stato un tentativo audace. Oh merda, Joker, i nemici! Sembra potente, dobbiamo muoverci con cautela. Ok, ok. Show me your true form. Vabbè, dai, lo conosciamo, lo conosciamo, lo conosciamo, e non è lui a danneggiarla. Costi SP ridotti, perfetto. Aspetta, dire game over. Finisce sotto zero, ottimo. È tecnico però. Secondo me non funziona comunque. Scusate, eh. Avete sentito? Weakness is nuclear skills. Certo. Secondo me noi glielo facciamo comunque il tecnico. Ok. Tra poco dobbiamo curarci, eh? Ok. Prossimo combattimento, un turno. Ehi! Proviamo a usare anche degli oggetti. Catena di perline, ripristina del tutto gli HP agli alleati. Non è che ne abbiamo poi così tanti di oggetti. Vabbè, addio. Nice work. Ok. Ok. Complice. Autoguarigione. Ok. Fatemi capire una cosa. Non abbiamo usato oggetti. Li abbiamo usati come, temo? No. Ok. Frutto del diavolo per 11. Ok, se abbiamo la catena di perline abbiamo tutto, ok. Quindi presumo, ditemelo magari nei commenti, però presumo che si utilizzino i punti SP, non gli oggetti. Quindi stavamo dicendo, c'era una piovra che ci ha sbattuti fuori. Qua. E quindi lo rifarà di nuovo? È una piovra ed è piuttosto grande, credi che sia sicuro avvicinarsi? Meglio di no, un attimo. Giusto, in fin dei conti potrebbe essere una trappola, manteniamo le distanze, non si sa mai. Vabbè, ma perché ci sono altri punti? Così facendo torniamo giù dal cammellone. Allora, a questo punto non avviciniamoci, bensì saltiamo giù. E finiamo qua. Ok. Un altro pulsante da premere e un altro quadro da attivare. Un altro quadro. Ah, non ci sono più cornici vuote. Scommetto che si è aperta un'altra strada. Entriamo a dare un'occhiata. Ok. Merda, da qui non possiamo rientrare. Allora rientreremo da qui. No problem. Allora, secondo me a questo punto è chiaro che la strada... No, ho sbagliato, abbiate pazienza. È chiaro che la strada
è questa. Ne sono certo. Esatto. La bellezza è un miraggio. Trasformarla in denaro è ciò che porta alla vera felicità. La mia villa, il mio stile di vita degno di pochi eletti. Sono queste cose la vera arte. Quindi quella squallida baracca fatiscente che usava come atelier era una messa in scena. Quanto sono stato sciocco a farmi ingannare così a lungo. Beh, dai, era piuttosto chiaro, eh. Fosse solo una posa. Un po' hipster. Fox. Un po' radical chic, perché è hipster. Ok. Di qua, no? Ok. Vabbè. Ogni tanto il prompt non me lo prende benissimo. Grande, questa deve essere la fine. Deplorevole. In tutti questi dipinti non ha menzionato una sola volta l'amore per l'arte. Questi non sono dipinti. È solo insensata autoaffermazione incorniciata. Sono curioso di vedere come lo cambierà il risveglio del cuore. Su, sbrighiamoci. Comunque i dialoghi non cambiano, eh. Sapete che l'altra volta avevo ventilato questa ipotesi. I dialoghi non cambiano a seconda dei personaggi che porti, perché è come se ci fossero sempre. Semplicemente stanno nelle retrovie. Opp. Ciao caro. Goemon. Facciamo così. No, ho sbagliato. Dai. Ah, che cretino. Vabbè. Mi spiace, amico. Dacci un po' di soldi. Ok, allora io aiuto, mani vogliono solo denaro. Ecco, prendi 2757 yen. Ok, perfetto, dai. Victory is ours. Nice work, team. Nice work. Ok. Ok. Shadow spotted. Sì, lo so, è forte, però. Se è forte perché sta proteggendo qualcosa. Almeno questo è quello che penso. Poi tanto è sempre lui. Ma ha un mitra, Yusuke. Finisce sotto zero. Portatore di disgrazia e di ghiaccio. Speravo proprio questo. A questo punto. Scusate. Ok. Speravo di fargli un po' più di danno. Ma non è stato un colpo tecnico. Doppio colpo. Va bene. Ok. Livello 18, grande Ann. Eri okay. Rimasta un po' indietro. Immaginavo ci fosse un premio. Hiraniya. Certo che prima di imparare gli oggetti ce ne vo. Ruba installazione artistica. Ah, ok. L'abbiamo girata. Oh no. Okay. Ok.
Lui è diavolo al ghiaccio, no? E anche alla luce. Mazza. Allora, lui non mi ricordo se ce l'abbiamo già. Commerciamo, facciamo scambio, donami il tuo potere. Tu livello è troppo basso, devi fare allenamento, però ora prendi la pietra vitale. Tu non devi nascondere, io so che tu molto felice, lo sa per certo una cosa, lottare non serve. Vabbè, niente, ci ha dato dei troppo deboli, eh. Pensa a te, maledetto. Vabbè. Ok. È bello questo gameplay, ragazzi. Sono i combattimenti a turni, tutto quello che volete. Sarà un gioco vecchio da un certo punto di vista, però dà sempre molta soddisfazione combattere. Cavolo, quanto sto alzando il livello di allerta. Tra poco ce ne andremo. Allora, abbiamo questo. Abbiamo questo. A questo punto vabbè, what? Guarda che a te ti conosciamo, eh. Dovremmo sapere anche quali sono le tue debolezze. Assorbe il fuoco. Tecnico. Cosa vorresti fare, cara? Avrei potuto potenziare la maschera, però. Ok. Ma sì, è stato semplice. Aspettate. Però mi è venuto un dubbio. Ma no, ok, ok. Ci sto solo appiattire, non volevo. Ok. E quindi? Così torniamo su. Però... ok, una di quelle porte deve essere vicina. Uno dei semi di bramosia? Però, esatto, così non possiamo proseguire. Per entrare dobbiamo fare qualcosa per queste saracinesche. Sì. Looks like you can use your grappling hook here. I wonder where it leads to. Ah, qua possiamo salire da un altro punto. Allora sì, facciamolo. Sì, è questo che significa essere dei ladri, caro mio. Qua abbiamo un bottone che fa il caso nostro. Perfetto, e siamo a due semi della bramosia ottenuti. Ora non ce l'abbiamo ancora in tasca, potrebbe esserci il super boss a proteggerlo, però... questo no, che abbiamo aperto... no, questo... ottimo. Ok. Perfetto. Seme vanità verde. Il suo peccato è la vanità. Cos'è questo oggetto dall'aspetto sinistro? È orribile, ma anche ammaliante. Semi della bramosia, ce n'è qualcuno nascosto in ogni palazzo. Mentre quello di Kamoshida, non mi ricordo, era la lussuria? Forse? O la superbia? Oh oh. Guarda che razza di posto assurdo è questo, sono d'accordo Ryuji. Quanto oro, fa quasi male agli occhi. Qui la distorsione è molto forte, è impossibile notarla e non è nemmeno sulla nostra mappa. Dobbiamo scoprire la verità usando solo i nostri occhi. E questo scenario ricorda molto Catherine. Sempre prodotto dalla Atlus. Ok.
pennello setole animali. Allora, qua anche c'è una strada che porta a un forziere. Roccia nera. Cosa fa? Equipaggiamento. Non è? Scusate. Roccia nera. Può mutare in vari tipi di equipaggiamento. Sembra molto strano come oggetto. E tra l'altro solo io posso portarlo. Se... quindi forse varia. Solo io posso utilizzarlo, la roccia nera. Potrebbe essere un'arma a doppio taglio, eh? Vediamo un attimo. Ok, con che abbiamo a che fare? Attacco. Perfetto. Un bel attacco di gruppo. Sono deboli. Provo di fare di meglio. Vabbè. Victory is ours. Ok. Alright. Ombra eliminata, forza, procediamo. Pensavo di aver visto tutto di questo mondo distorto. Invece ecco un altro luogo bizzarro. Da che parte si va? Non vedo altri modi per proseguire. Voi? Cos'è questo? Wow, una parte del muro sembrava scrostata, quindi l'ho tirata via. Era una finta parete. Capisco, quindi era camuffata. Saremmo rimasti qui dentro in eterno se non te ne fossi accorto. Oh, bravo Skull, ci sei riuscito. Oh certo, sai che è stata solo fortuna, vero? Più avanti potrebbero esserci altre pareti come questa. Occhi aperti. Uff. Oh, ci siamo teletrasportati? Si direbbe che anche i percorsi oltre queste aperture siano distorti come la stanza. Questo ci ricorda un po' anche un quadro di Escher. Ok. Balsamo vegetale. Ehi, 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 ehi. La Sayuri. Perché qui c'è questo dipinto? Sarà una specie di illusione. Non dimentichiamo che siamo in un palazzo. Anche se in questo caso il dipinto potrebbe essere vero. Vero, ma non sono tutti falsi. Anche se a pensarci, forse qui c'è anche l'originale. Però mi chiedo... comunque, se è qui potrebbe voler dire che è collegato in qualche modo a questo spazio. Allora, possiamo esaminare... i qua... ehi, 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 allora... qua bisogna stare molto attenti. Perché ci sono parecchie cose da vedere. Possiamo esaminare la Sayuri. Rossa, che era quella più simile all'originale. Questo dipinto è la Sayuri? Non è una copia, voglio dire, siamo nel palazzo di Madarame. Osservandola attentamente la differenza è palese. Non è così difficile distinguerla. Già, magari per te sarà ovvio. Che ne pensi, Joker? È una copia. Cosa? Una copia non potrebbe mai avere questo fascino seducente. Ma Yuzuka, mi hai detto tu che è una copia. Stai dicendo che è l'originale, non ne avevo idea. Beh, sono un'illusione, ma questo dipinto è di certo un'immagine perfetta della vera Sayuri. Ma siamo stati scoperti. Forse perché ho sbagliato. Mannaggia. Diamine. Vabbè, vi va, fate, fate anche bene dal vostro punto di vista, senz'altro senso. Bisogna gli attacchi ad aria. Ah, peraltro. Potremmo farli fuori. A questo punto... no!
Vai. Tutto secondo i piani. Ok, vabbè. Quindi forse il fatto che la Sayuri vera sia questa vuol dire che è la strada giusta quella. Cosa pensi di questo dipinto dell'originale? No, a sto punto è una copia. È una copia. La vera Sayuri indossa vivaci abiti cremisi. Ma lo so benissimo, però oh, giusto, ora che me lo fai notare. Scusate, ho interpretato male le parole di Yusuke prima. Alcuni sciocchi pagherebbero una fortuna senza capire che è falsa. Ma tu sei formidabile, Joker. Potrei tranquillamente essere uno di quegli sciocchi. Ma dai, ragazzi, ha il vestito diverso. Cioè, palesemente, non è lei. Quindi, da che parte andiamo? Di qua c'è una strada che ci riporta su. Ah, siamo tornati al punto di partenza? Allora è tutto un trucco, non ci farebbe mai passare così facilmente. Questo posto sembra familiare, ci ha rispediti indietro. Vedete che c'è una copia della Sayuri anche lassù in alto a destra. Aspettate. Devi provare a fare una cosa? No, eh. Maledetto enigma. Ma quindi? Sì, certo, è l'originale. Esatto, è buon occhio per i dettagli, Joker. Sul serio, incredibile. Vivaci abiti cremisi, i capelli bellissimi, l'equilibrio squisito tra il soggetto e lo sfondo. Potrà anche essere un'illusione, ma di certo un'immagine perfetta della vera Sayuri. Ah, ok. E adesso quello è il passaggio giusto. Cosa? È volato via. Ok, ragazzi. A volte rasoio di Occam, eh. Le cose sono molto più semplici di quanto non si possa pensare. Non è un posto nuovo questo? Guardare oltre la falsa immagine ha aperto un varco verso la verità. Questo posto dorato, pieno di lavoro contraffatto, è un esempio perfetto dei pensieri di Madarame. Qui, proprio come nella realtà, intrappola chi non riesce a vedere oltre le sue menzogne. Forse hai ragione. Ecco perché qui la distorsione è così intensa. E che vuol dire? Credo significhi che trovare la vera Sayuri dovrebbe infrangere la distorsione e aprire una strada. Quindi dobbiamo solo controllarle tutte? Perché dovremmo? Cerchiamo direttamente quella vera, se possiamo distinguerla dalle altre. Allora, devo vedere bene. Cosa ne pensi di questo dipinto? È l'originale? Non lo so, un attimo. A quanto pare ci sono anche altri quadri, confrontandoli potrebbe essere tutto più facile. Sembrano identici, ragazzi. A sto giro mi sembrano veramente identici. Sì, è l'originale. No, è una copia. Vabbè. Se non è zuppa, le fan bagno. Facciamo così. Andiamo di staffette perché... Mazza. Ok. Stavolta non ho davvero colto la differenza tra i due quadri. Maledetto. Ok. Poteva essere giocata meglio. Cosa ne pensi di questo dipinto? È l'originale? Sì, mi sembra identico all'altro comunque. No, una copia pure quella. Ma come? La nazione era una trappola. Ma che cazzo? Allora aspettate. Credevo ci aprisse il varco per andare avanti, va bene, ok. 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 Ho sbagliato.
Ok. Ok, ok. Ma quindi? Ah, ma allora. È quella con Ramo l'originale. Questa è l'originale. Sì, è la vera Sayori. Sarà anche un'illusione, ma il suo fascino è inconfondibile. Bravo Joker. Lo devo studiare meglio quel dipinto. Ok. Maledizione. Quella anche sembrerebbe l'originale, però. Vediamo. Probabilmente l'originale è questa. Spostatevi, raga. È l'originale? Sì. No, una copia. Merda. Una trappola. E attacco prioritario. Va bene. Vabbè, meno male che loro... No! Siamo già messi così male? Ok. Ok, livello 18. Nuova abilità. Colpo sleale. Skill. Un gioco da ragazzi. Ok. Nemmeno questa, nemmeno questa. Ma allora era quella l'ingresso davvero? Per forza. A sto punto. È l'originale. No, è una copia. Ragazzi. Ok. Joker, ce la fai? Ok, abbiamo ancora abbastanza SP. Ma dai, ma... Ricordarmi di cambiare prima. Perché a differenza degli altri giochi di ruolo dove premi X però poi decidi il comando, qua lo fai prima e quindi mi spiazza un po'. Devi mirare. Ok, donami il tuo potere. Parliamo, voglio capire che tipo di persona sei. Un'ombra con un'espressione solare. Mi arrendo, il mio oroscopo di oggi era così pessimo. E va bene, faccio che vuoi. Solare. Sicuro vada bene? Avverto uno sguardo curioso dietro quella maschera. Ti chiedo soltanto di fare in modo che sia indolore. Chiedo scusa, se non ti dispiace, potresti dirmi una cosa? Cosa ti porta in un luogo come questo? Cosa vai cercando? Un'avventura. È quello che dicono tutti quando sono ancora giovani. Beh, prendi questo e siamo pari. Forse dovevo dire voglio fare una strage. Ok, vabbè, quantomeno stiamo farmando. Però, sprecare tempo ed energie per dei falsi. Stiamo cadendo dritti nella sua trappola. Forse ci è sfuggito qualcosa. Ci conviene ispezionare l'area un po' più a fondo. Un po' più a fondo, eh? Ok. Ah, che trappola. Che ha quel muro? Su, diamo un'occhiata. Ce l'hai fatta? Allora, diamo un'occhiata in giro? Sì. Acqua battesimale. E questo è il quadro giusto. Sì, è l'originale. È la vera Sayori. Sarà anche un'illusione? Ok. Tutti i ritratti esposti erano copie, mentre l'originale era nascosto fin dall'inizio. Ok.
Ah, dove diamine sarà volato? Ah, maledizione, che cavolo sta succedendo qui? Abbiamo visto tutte le false immagini, deve essere cambiato qualcosa da qualche parte. Sì, è cambiato qualcosa qui. E infatti, non è un posto nuovo questo? Fate attenzione, ok, più andiamo in profondità più la distorsione si intensifica. Sì, adesso il gioco dovrebbe darmi un save, però. Carta bianca, ok. Ah, ma... Come sospettavo, Madarame. Quindi alle sue spalle c'è il tesoro? Da qui è difficile dirlo. Avviciniamoci per guardare meglio. Aspettate. Dove vai, Joker? Il tesoro ci attende. Non sarà mai così semplice. Eccolo lì. Non vi sembra un po' sfocato? Solo per adesso. Una volta mandata la lettera e fatto sapere a Madarame, ok. Certo, dobbiamo mandare la lettera. Abbiamo scoperto la strada, certamente. E lui sta già proteggendo il tesoro, eh? Infatti. Non è sicura. Se c'è anche lui davanti, comunque. Già. Controlliamo questo piano. Lo controlliamo assolutamente anche perché abbiamo bisogno di una safe room che per fortuna è qua. Ok, ragazzi, ottimo. Mi stavo iniziando a preoccupare. Grazie al cielo. Ok, possiamo viaggiare velocemente verso la sala principale. Questa sarà una buona base e potremo riprendere da qui l'infiltrazione. Sì, c'è ancora molto da cioè molto da esplorare. In realtà non molto, però abbiamo ancora un seme della bramosia da recuperare, per cui immagino dovremo perlustrare quest'area ancora per un po'. Io vi ringrazio come al solito per l'attenzione, ragazzi, e alla prossima. Ciao ciao!